torno a cantare, trebulura la fonte, mi spetta sotto al sul e lui passa sul punto, alma cantare al palo, vedo che siete in te casa, a per piede ste casa, io li butta via. Senti la terza al baborla, al cambia tempo il mio dirà, signor che borla, 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 e se sa mossa mosso sta, e se te tira forte che, e se ne tira forte là, signor che borla, 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 e non te ranse libera, senti la terza al baborla, al cambia tempo il mio dirà, signor che borla, borla, borla. Buonasera, benvenuti a Città. Che facciamo questa trasmissione, che trasmettiamo. Abbiamo due ospiti graditissimi e non nuovi, sono due amici che voi conoscete, sono Ferrari, Gianfranco Ferrari, che è qui alla mia destra, adesso lo inquadriamo, poeta premiato non so più quante volte, nella poesia, ma non solo, è stato anche sceneggiatore, ha fatto commedie, ha fatto libri, e poi il nostro Luciano Ravasio, che io definirei un... come possiamo definirti? Beh, cantastorie? No, diciamo professore in pensione. Professore in pensione. La cosa che mi fa più piacere. e saluto di nuovo, buonasera a tutti. Cosa ti fa piacere? Mi fa piacere perché ho sperimentato finalmente a stare 15 giorni senza scuola, proprio all'inizio, insomma. Il momento più tragico per chi rientra, perché c'è tutto da mettere a posto, nel senso che non ci sono i colleghi, devi supplire, devi inventarti non so che cosa, perché tutto apparentemente funziona, invece in realtà è tutto lì in fieri ancora da definire, da sistemare. Vabbè, vedremo di impegnarti un po' di più allora. Ma sì, volentieri. Senti una cosa, hai visto la sigla, no? Appunto, mi chiedevo chi è che cantava, ascolta. Cantano il gruppo FBA di Cassanodadda, lui però è un bergamasco. Lui è un bergamasco, non ricordo di quale comune, mi sembra che arrivi dalle valli. È un gruppo che c'è un componente di Lodi, di Cassano, di Bergamo, forse qualcuno anche qui della zona della pianura. E sono molto bravi, vanno molto anche all'estero. Bravi, e sono molto più moderni nella scrittura, perché si fanno più a questo sound che è tipico adesso di chi fa le canzoni bergamasche popolari e regionali, mentre io ancora ho l'impostazione del vecchio cantastorie. Stai attento, appunto. Tu che sei della zona dell'isola, dato che il titolo della trasmissione è Città dell'Adda, cioè le città che bagnate dall'Adda, insomma vicino all'Adda, sei un po' straniero, non neanche tanto, no, perché io l'Adda sono no. Proprio vicino all'Adda, certo. Perché sto fra l'Adda e il Brembo, l'isola brembana, e poi ho scritto anche una canzone sull'Adda, stavo pensando che non mi ricordavo l'incipit perché l'ho fatto con un signore lì di Cassano, è proprio che fa la storia, diciamo proprio il percorso del fiume, da dove nasce fino al Po, e la canteremo magari la prossima volta. Ma magari accontentiamo i milanesi, anche se stasera parleremo soprattutto della poesia del nostro Ferrari e ovviamente le canzoni di Ravaggio, però magari accontentiamo i milanesi con qualcosa di milanese. I milanesi, l'ovvio è la solita, dicen la canzulla nasa Napoli, e certa menga menga tutti tort, Sorrento, Margellina, tutti i popoli, l'avran cantal me un milione de vol. Mi credi che s'offenderà nessuno se parlo un cicino anche a te, ma io di solito preferisco fare quell'altra. Vale. Serum in quater, culpa dula, per Rudolf e il Gaina e per me, quater amis, quater malnat, venisci insieme a compagni di gat. E fa la guerra in Albania, per su in montagna c'è pairat, neger tudesc della Wehrmacht, mi fa morire numa pensag. Mancata in un'imboscata, d'ogni pesciata una fusilata, ma lo sai il ritornello come mami, 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 40 di 40 notti, a San Vitura ciapa e bot, dormi de campi e de malan, mami, 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 40 di 40 notti, sbattu de su, sbattu de giò, me son de quei
che parla e no. E gli autori sai chi erano? Era proprio il grande Giorgio Strehler che ha fatto il testo lui. Con Fiorenzo Carpi, che è quello che faceva la musica di Pinocchio. Ta-dam, pa-bam, tanto per farci capire. Certo, certo. E c'è la seconda strofa che è quella che usano di più, perché c'è quella battuta un po' così pesante sul brigadiere che non era proprio milanese. Stiamo in questi giorni si parla molto di Napoli. Era proprio di Napoli quello lì. E il commissario una mattina e me manda a chiamare per lei. Noi siamo qui, non sente alcun. E me diceva sto brutto. I suoi compari, il me diceva, noi li pigliasse senza di te. Era la vitola quello lì, no? Ma se tu parli, io firma ca, il tuo condono la libertà. Si non fesse che sei contento di stare solo chiuso che dentro. Mami, 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 40 di 40 no, a San Vitura, Ciapa e Bot, dormi de campi e de malan. Mami, 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 40 di 40 no, sbattu de su, sbattu de giò, nessun de quei che parlano. Poi metteremo gli applausi con CD. Grazie Ferrari, grazie. Ferrari, allora, io incontro Ferrari qualche giorno fa, una settimana fa, e non so, andiamo sul discorso di Ravasio. E ho detto, ma lei conosce Ravasio? Lo conosce Ravasio? Sì. Cosa... Io ho conosciuto Ravasio, poeta dialettale. Ecco, successivamente è diventato... No, allora ecco. Mi spieghi questa cosa qua. Di quando l'ho conosciuto poeta dialettale? Magari lo aiuto io perché, sai, sono talmente tanti anni, insomma, siamo comparsi insieme sull'antologia del Ducato di Piazza Pontina e c'era questo ragazzo, ovvero lavoratore studente. Ma vedi che si ricorda? Si ricorda più solo di te. Allora lo credevo un titolo d'onore quasi, studente lavoratore, ecco. Che faceva molto 68, ecco. E io avevo scritto studente lavoratore, era il 74, era ecco. Il 74. Comunque Ravasio è poeta dialettale, per quanto mi riguarda. E dato che io conosco Ferrari da sempre, e se Ferrari fa questa affermazione vuol dire che non è uno che regala... I complimenti Ferrari, eh? Non è uno che regala i complimenti, è una persona seria, scrive bene, fa delle poesie bellissime, ha vinto un sacco di concorsi e se dice una cosa del genere, quindi un bel complimento Ravasio. E tu sì, cosa la giusta collocazione, agli inizi io non cantavo, cioè io sono cresciuto come tutti suonando la chitarra, i Beatles, c'era un ragazzo che come me, cantavano così, un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones. Girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America, non era bello, però arrivo all'università e trovo il professor Bezzola che faceva il corso su Carlo Porta, che è il più importante poeta milanese, e lì mi sono innamorato della letteratura dialettale, ho detto ma cavoli, non ci vergogniamo adesso, a parlare facciamo Città dell'Adda e tu mi parli che hai origine addirittura della poesia milanese. Sì, è stato proprio lo studio di Carlo Porta che mi ha avvicinato poi a questo filone e niente, ho cominciato a scrivere e avevo pubblicato. Parlami tu adesso di Ferrari. Invece Ferrari l'ho conosciuto attraverso i sonetti, perché lui ha sempre scritto dei bellissimi sonetti e in particolare vedi che ho portato questo libro, Penna d'Oro, edito nel 1967, ma la prima poesia che ha vinto questo concorso Penna d'Oro che si tiene a Gromo in Alta Val Seriana, è da Ferrari. Pensa. Per cui, che era di Gatsch. La lunga l'avevo. Lo conosci prima con queste poesie. Che... Ma la lunga, la piccena, la breve? No, vabbè, ma è meglio che la dica lui. Se mode un po' de agna in casa me, teniamo il gat de mantella in bisù.
ma come te ci gacci, chi è trattato bene, le lunatec, gelus e li frucù, che poi è molto tipico. Ma la mandiamo avanti lei? No, non so, avevo preparato. Non te la ricordi? Perché, sì, perché l'ho recitato. Guarda, perché tra l'altro... Nella, tu dici la canzone milanese ha parecchie cose sul gatto, quella di Della Mea. Ecco. Sono anni che non la recito questa. Vabbè, prova, dai. No, va bene, fa siamo niente. In famiglia. Ecco. Allora, 1958. 1958. Quando avevamo... Gatch. Se mode un po' di anni in casa me, teniamo il gat, de mantella in pisù. Ma come te ci gatti che trattati bene, le lunate, gelose e li frucù. Al sta sludrat per te tal santo de. An quanto le cardigie le incampiù, di ravioli al barbina d'un mal pie, e il becca fa iughete al panetun. Qual le noci, al trafò certe sgnaulade per i suoi amici gatti sur al tec, che, secondo lui, i sarei serenade. Al ciapa peggia i racci perché le ecce, e perché le sempre sgiuf dispensate. A sala spassa a monte, mensi urecci. A scambe, se la losa te ci dè, troenga ti girguac, poli bisù, che il muia il massa frus non messa i pei, forse fie la sfrusat del meliscù. Al fa, sempre la goba è de me, porgati senza cae senza padrù. Sarà per la caressa che il veadre, ol sarà per regoian qua bucù. Decide, fu un scartos de robe ansade, per lui e a tira fo coi so san fec. Ma prima il mar ingrassia coi tridade o con di asnare traer saltec. Comenza il timbanchi il fai paesade perché il vel guadagnasei i somi tec. Bravo, tra l'altro 1958, ma poi il gatto, tu dicevi di Milano, nella poesia milanese è proprio di casa, non so se la poesia del Balestrieri, La morte del gatto, adesso mi viene in mente che anche Tessa aveva pensa, opra, valda, sculta, tan se vinf e tazza impara, mi qua nasci un'altra volta, nasci un gat de Purtinara. Specialmente in Rugabella nasce il gad del surpinin, scherto sei de cura della polpa, fidec, baretin del padrun per durmi xura. Sostanza c'è sempre, e poi c'era anche una canzoncina di fine otto che diceva il gad, il gad, il gad, e il salta sur al piat, sul piat che sul stua, e quando è il mumen boom, la zanfa è via saltun, il gad, il gad, il gad. Miau, 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 che rosto d'un ladrun. Miau, 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 che birba d'un gatun. E poi dice anche che se capita nei piedi di un oste che sa il mestiere, il povero gatto diventa un coniglio o qualcosa del genere. Cosa chiediamo al signor Ferrari? A Ferrari... ha già pensato lui. Cosa? Cosa chiediamo a Ferrari? Cosa ci fa ascoltare? No, adesso? Vabbè, no. Ah, cioè, guarda, parlato, guarda, c'è anche... C'è no, anche... abbiamo parlato di questa poesia dei gatti. Me lo dà che la ecco, faccio c'è, vedere. C'è su questo libro, Cara al mio paese, vero? Le tavole ad acquarelle sono dell'architetto Cassani. Cassani. Ecco, il la quale... vedere. Il quale, vero, buono come il pane, com'è, è anche autore... Anche vediamo, è possibile? Sì, di tre mie copertine. Poi le facciamo vedere. Sì. È luminoso, vediamo un po'. Abbasso come possiamo, prova a avvicinarti con lo zoom, il gatto, ma si vede, si vede, si vede, sì, sì, sì. Ecco, il gatto, bellissimo, ecco. Complimenti all'architetto Cassani, sì, sì, ecco, grazie, il quale gentilmente si presta e abbiamo delle copertine che e sono questa, per esempio, tre copertine, speriamo che mi faccia anche la quarta, almeno così ha promesso, vediamo un po' altre due copertine, così ha promesso, tre, anche questo, guarda. Adesso lo facciamo vedere anche quello. Si vede? Sì. Sì, sì. Anche questa qui e allora poi... è l'ultima effalia. Sì, ecco, dunque, anche questa è dell'architetto Cassani. E questa più antica. Ecco, queste invece le ultime falie sono di una pittrice trevigliese residente a Roma, Marcella Fratelli. Quello colori. Bianco e nero di Cassani, quindi è abbastanza datato questo libretto, immagino, quello in bianco e nero. L'ultimo.
Quello in bianco e nero l'ultimo? Ah no, no, il primo. No, ah, ecco, sì. Benissimo, abbiamo visto anche le copertine. Sì. Allora adesso sentiamo però un'altra poesia di quelle che ha programmato. Sì. A me aveva divertito parecchio la lettura della... Prego. Fac e Ach di Noste Bande, a me aveva divertito parecchio la lettura, perché ecco, c'erano tutti dei piccoli aneddoti. I fatti realmente accaduti, io non ho granché merito perché li ho soltanto raccolti, vero? Vediamo. No, ecco, io volevo leggere, non so, veda lei, dopo la poesia, Due stelle alpine. Ho molte poesie io ispirate al montagna, non tanto perché ne sia un appassionato, ma i concorsi con il tema obbligato alla montagna sono però, molti. Però mi ricordo che lei da bambino ha cominciato ad andare in montagna. Sì, cioè, sì. Quindi sì. Non è che è proprio ecco, strano. No, ma le poesie ispirate alla montagna, oltre hanno il tema proprio, certo. Ecco, ci sono appunto dei concorsi con il tema obbligato alla montagna. Questo qua è intitolato Due stelle alpine. No, volevo leggerlo perché io mi vanto di essere un rigido tutore del vocabolario. Qua ci sono molti vocaboli che non tutti capiranno, specialmente quelli botanici, che so, i bedule, i pighere, vero? Le bedule sono le betulle, i pighere... Anche il Beppi ecco, parla sempre ecco, di pighere. I nisciuli e sghirat, il nisciuli e il moscardino, il sghirat è il nome dialettale dello scoiattolo, vero? Lo scoiattolo. Vabbè, che insomma traduciamo dopo. Intanto sì. Sentiamo la poesia. Va bene. Due stelle alpine. Al volt am del scafal la punciunat, gen liber con i foi tec strabianchic. Ma mel so che del meso conservat d'etate ein du fior bianc angialdic. E due stelle alpine ormai secade, chi par della natura ricamade. E quando a me matroe coi pensier scur, chi mantrubbia e chi rudegadet, al derve al punto giust, e le sicur, che il tacam bulligeren della met, che il matto via del mund, en bel moment, addirittura ma par de vet e sent. Ma par de sent, la me us piccinina, che a me pupà montagna ga domande, più de catà la prima stella alpina, senza strepai reis, ma recumande, e d'uma fino o do il sare specat, l'enfiur de che speciai il va rispettat. Turne a percor senter di noste vai, a senciu cam di manghe i campanas, a vardal volt i cime e i canai, culem de niv d'inverne ed estat sas. A eta nagla a sbatiale lent, a diertis a sgulà cum trent. Sente cantà bec toc, ciuici viscere, la usa sgargaieta di scurbac. Sui bedule, sui fo e sui pighere, vede rampà nisci e sghirac. De agost i rocoi, an verdic coi ram, prunte i gabbie coi sambei e i riciam. Sente noter cantà ma different, i ei broc che da canso i canta lur. Per via che gagioga messa al vent. Vede pascoi e prac contate fiur, che saresse tentat de na catà, ma i stelle alpine ades i lasse sta. Le chesche a dervi liber me m'immagine, Maria pol moment de te a fo, de spiatai du fiur a messa i pagine coi gutù, e ormai a stu munta mo. E se per ver sincer ma varde deet, ma sente meglio di prima, so con te. Benissimo, bravo. Abbiamo poi magari... magari qualche filmato. Io ho chiesto di mandare il primo filmato, va bene? Sì, sì, il filmato se vuoi ci lega alla montagna per destorta banda, come si dice. Manderei il secondo filmato, che è quello del trenino. Ah, allora chiediamo alla regia di mandare il secondo. Sì, non ha difficoltà. Perché? Cosa succede?
Una volta c'erano i trenini che andavano sia in Valle Seriana che in Valle Brembana. Nel 1966, vabbè, i nostri ricordo i comizi politicanti, lungimiranti. No, mi ricordo che era Pesenti, il padrone delle ferriere, che era lui che chiudeva quello dei talcementi in sostanza, perché erano in perdita le ferrovie. E l'errore tragico è che hanno proprio cancellato anche il percorso, soprattutto per quella di Valle Brembana. Invece la Valle Seriana adesso ha messo la tranvia, eccetera. È rimasta della vecchia ferrovia di Valle Brembana il percorso per la bici da Zogno, la pista ciclabile. Ma adesso concludo. La canzone è un valzerino anni 50 di Livraghi, non so più, la cantava un tenore, allora molto in voga, perché probabilmente erano quei brani che si eseguivano a San Pellegrino quando era la stagione delle terme. Magari poi lui ci leggerà la storiellina su San Pellegrino. Ora sentiamo la canzone. E canta mio figlio Alessandro, 22 anni, così vediamo come fa. Se no partiamo. Bellissimo.
Allora, siamo ritornati in diretta. Ferrari la sapeva. Ferrari la conosceva. Sì, sì, la conosco. Sì, e, sì. E quello che meraviglia è che, io non, prima non l'ho detto, l'ho imparata online, nel senso che l'Eco di Bergamo aveva pubblicato un MP3 dicendo di averlo trovato presso un pilota che aveva, un ex pilota che aveva questo disco, eccetera. È vero che lui la sa e sa anche il lato B. Sì, il lato B? No, appunto perché esiste, non so, forse che sia introvabile, non lo so. Da un lato c'è sul trenino di Valle Bremana che abbiamo sentito e dall'altra parte la seggiovia di Piazza Torre. Ah. La seggiovia di Piazza Torre da fondo valle sull'Alpe corre. È stato in verba fino a 2000. Lei c'ha il disco a casa? No. Corpo che è. Allora appello, dopo me appello. La insegnerà la prossima volta la cantina. Un appello, vogliamo la seggiovia di? La seggiovia Piazza di Torre. Piazza Torre. La seggiovia di Piazza Torre, chi c'ha il disco ce lo mandi che lo facciamo sentire, poi magari Ravasio lo impara. Sì. Allora, fra poco, fra una decina di minuti parleremo con... C'è già? Ce l'abbiamo già al telefono, va bene, allora sentiamolo subito. Sono già pronto, parto? Benissimo. Pronto, Bolandrini? Pronto, buonasera, ciao Roberto, ciao. Buonasera agli spettatori. Come stai, cosa stai facendo adesso? Stai già lavorando per la Proloco, stai preparando... Sì, servono già i preparativi per lo spettacolo di venerdì, sabato e domenica, per cui tutti i soci sono al lavoro a Palazzo Visconti per l'allestimento. Ho capito. Adesso io chiedo alla regia se riesce a mandare le immagini che mi hai mandato, in modo che Perfetto. Magari contestualizziamo la tua chiacchierata, la tua telefonata. Allora, raccontaci un po' brevemente cosa succederà in questi giorni a Brignano, nel Palazzo Visconti. Allora, nelle serate di venerdì, sabato e domenica 23, 24, 25 settembre, la Proloco con i suoi soci mettono in scena lo spettacolo Palazzo Visconti, Alberto ed Eugenio Visconti, volti del potere. Siamo alle soglie della rivoluzione francese, a Palazzo Visconti si assiste ad una serie di trame con le ambascerie spagnole e francesi, anche i monaci di San Paolo d'Argon. Questa volta la nostra regista e autrice Francesca Ghisletti ha puntato sul filone giallo e per cui è uno spettacolo che percorre nuovi filoni teatrali, diciamo. Ho capito. Ma voi avete registrato qualche volta le immagini, i filmati per poter... Registreremo domani. Domani registreremo le prove generali e vogliamo provare anche a registrare anche i nostri spettacoli, visto che già due spettacoli sono diventati dei romanzi. Uno l'abbiamo presentato qualche anno fa al Festival Letteratura di Mantova e l'altro invece diventerà proprio un romanzo a fine anno, Annibale Visconti, Grandi di Spagna. Ok, vi fai un favore, fai una sintesi per noi così magari ti ospitiamo e parliamo un po' meglio delle immagini. Volentieri, intanto io ti aspetto insieme ai telespettatori che vogliono passare una serata diversa. Alle 20.45 a Palazzo Visconti, per un'ora, un'ora e un quarto, si torna ai tempi del 1700, subito prima della Rivoluzione Francese. Allora, ripetiamo le date, così i telespettatori che si fossero messi in onda adesso... Venerdì 23 settembre, 24-25 settembre, alle ore 20.45 a Palazzo Visconti. L'iniziativa, tra l'altro, è inserita nelle giornate per il patrimonio europeo e per la prima volta abbiamo il patrocinio anche dal Ministero per le Arti e le Attività Culturali, per cui mostrare anche di questo, per la prima volta il patrocinio a livello ministeriale. I soldi non ne arrivano, ne chiariamo subito, però arriva il patrocinio e il riconoscimento della validità. Senti una cosa, ma c'è un prezzo d'ingresso, bisogna prenotare? Il biglietto d'ingresso è 7 euro per quanto riguarda gli adulti, i gruppi di almeno 5 persone hanno le riduzioni a 5 euro. È gratuito invece per i ragazzi al di sotto dei 14 anni e pensionati oltre i 65. Allora sono gratis, non devo tirare fuori la testa di giornalista. No, la testa del giornalista, ma tu ormai sei di casa. Ho superato i 65, Claudio. È opportuno prenotare al numero del comune che è 0363 815011, oppure direttamente per email al nostro sito che è brignano.proloco@tiscali.it, ma anche senza prenotazione si entra tranquillamente. Benissimo, ecco, se riusciamo ad avere la prenotazione siamo in grado di offrire una fruibilità migliore dello spettacolo, calcolando i tempi, gli spazi, ma comunque nessuno resta fuori Palazzo Visconti.
Benissimo, Claudio, io ti ringrazio. Grazie a te, sei sempre molto gentile. Ma figurati, anzi, però ti voglio dare un annuncio in diretta, okay. una carambata. Voglio coinvolgere le Proloco. Mi raccomando, tu sai che quando fai così... No, non... quella carambata là che avevo fatto quella volta non lo sapevo, è stata spontanea. Ecco, non farmi nessuno, per favore. No, la carambata di questa sera è professionale. E, vogliamo fare, coinvolgere di più le associazioni, quelle vere, che operano sul territorio, e magari creare degli appuntamenti, non dico mensili, ma magari trimestrali o qualcosa del genere. Cioè, ti chiedo, Claudio, vi organizzi la serata di mercoledì Tal d'Italia, una bella serata sulle tue cose che fai, mi porti gli ospiti? Va bene. Va bene? E tu sei il primo? Sono già presente e ti ringrazio anche a nome dei soci della Proloco, dello spazio che ci dai, molto volentieri. Ok, allora ci vediamo sabato e domenica e poi ne parliamo. E questa sì, sabato e domenica, ok. È un annuncio anche per le altre Proloco della pianura, e siamo qua, siamo a disposizione. Claudio, grazie, buon lavoro. Grazie a te Roberto, buonasera, buona serata a tutti. Ciao, ciao. Allora Ferrari, sì. Poesia. Poesia, va bene. Non vi siete mai chiesti perché il nostro dialetto è rustico, ovvero rozzo, così. Mentre, che so, il veneziano è gentile. Anche il milanese un po' di più. Ecco, il milanese è già meglio del nostro. Del bergamasco. Perché chi erano i nostri progenitori? Lo vediamo da questa poesia. Quindi bresciani, bergamaschi, più o meno, lei stessa. Ecco, rustic e drusce. Rustico e rozzo, insomma. Perché parla de sgresni anfiglia i guanci? Basta guardare così fai de mestier che e come a lei che sa stai al montier quando che era moi prima abitanti. Era pica prede badilanci o carbuner de legna besuter fenaroi magutanza masuler resgoc vinain de sapa ca lanci buona set mataiada col fulset fatto sta che sapel ben immaginà perché sgresle nascita al por dialet. Sempre l'età ci sei col nostro parlare, un punta di rasci. Cosa lei che non si aspetta? Passate in bot a un punta di furchetta. Bello, Lorenzo, cosa dici? Non lo so, beh, non è proprio così, però può essere una pista per una lettura e vedere la parlata un po' come l'emblema di tutto un territorio di gente laboriosa. Sì. Io invece mi divertivo più magari col dialetto a fare quelle rime, tipo. Giovanni dell'Ach dai salta foda. Ah, bella! Neta Zoluc che te ghesse se io. Al sole noce te siamo penucci. Ma tacca tira tette fina che te se coce. E li ho visti oggi questi qua, perché sono andato alla fiera di Serina e c'era la mostra delle vacche, perché non si chiamano così. No, mucche, scusi. Senti, mi viene in mente una bellissima canzone che io sento. Io mi diverto in televisione anche quando vedo le trasmissioni dialettali, soprattutto quelle della mia terra. Però non è che sono innamorato delle canzoni bergamasche. Tranne della luna. Della luna, ma pensate. Tranne della luna. E la luna, tra l'altro, lo spunto l'avevo preso da una vecchia poesia di Francia, che forse è proprio su quel pennadoro lì. Comunque, arda che luna bionda, alle fiorida in ciel, è piena, è rotonda, dolce come la mel, stanoc la fa la ruda per regalare mossiu. Stanoc la falla lusa, mai che fa mie tensiu. Luna che la te incanta, la tocca i cor mulsi, i sei poeti canta, dell'om del so desti, i che fai serenade, poi cacche i corei bat, insieme ai grindi braccia, e ai doni nemurade, praticamente lì ho fatto dei suoni perché era i cacchi, i bora, i gaccia, un po' cacofonico. Luna che la cammina per tegni in pezzo il mondo, quando le berechina di oltre la sei scont, ai mucla che fai care la fa per lui sul brem, e sveto il firmament trema sui acque ciare. E poi va avanti un po' alla Leopardi. Luna la vagabonda, a misa di pastur,
lasso in de noce profonda l'enturen come l'ur, la mette in fila e stele per disegnare i can, forse per ricordare cos'è le robe belle. L'una come la mamma l'ascolta sospira, l'aset che spera e brama un po' di serenità, l'as de già e teneresse in os moment sincer, la spea basi caresse me tendi so penser. L'una e stele in me segnala i sentir del paradis, col sentimenti dis aspeltro alla scala. La luna pellegrina fra grate de lumi, l'è proprio la regina du mon senza confi, de quate canzunete il lodal socciarur, che fa brusa d'amour, ol cœur di belle scete il dolce stil novo, stanoc la luna bionda, la infiur per me e per te, perché la vagabonda la sa che te le be, stanoc la luna bionda, la infiur per me e per te, l'eterna vagabonda la sa che te le be. Bravo, bella, non sapevo bella. Se farla tutta, ti dico la verità. Avevo iniziato è... con l'idea solita di fare due strofe come faccio. Ma è bella, è troppo bella. Vabbè, evidentemente, io vi chiedo ai telespettatori di andare sul sito di Ravasio. Sì, della dove, Luna ce ne varie. Dove ce ne sono varie con i figli e con tutto il gruppo. Con la versione femminile, perché quando l'ho incisa l'ho fatta cantare alla Sonia. È una che tra l'altro è molto bella anche quella. Sì, 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 molto bella perché molto è quella bella. Originale. Le altre sono dei live. Invece quella è la versione in studio. Abbiamo fatta fare alla donna proprio per... Suggerisco ai fidanzati di regalarla alla fidanzata, è troppo bella. Per farla diventare più poetica ancora. È insomma. Bella, ecco. È bella. Mi diceva Ferrari che ha fatto, non so se un libricino o qualcosa, che parlava dell'origine di alcuni termini, mi sembra il 12 agosto per esempio, sì. Cosa vuol dire? Perché si dice le donne la festa di Om sì. al 2 agosto, allora si capisce il 2 di agosto perché è la festa degli uomini. Ecco, ma lo troverete perché... c'è già pronto un libro, ecco, un libricino. Pronta la copertina, pronto... No, non ancora pronto la prefazione che ha promesso di farmela a Manzio Possenti. Vabbè, comunque sì, arriva. Dunque ci sono 100 proverbi, modi di dire, similitudini così, riferiti alla religione. Perché questo? Perché 100, 200, 300 anni fa l'istruzione delle masse, specialmente contadine, che mettevano il naso fuori dalla cascina solo la domenica per andare... all'istruzione religiosa o dottrina, così, vero? Ecco, era quella della Chiesa. L'istruzione era quella della storia sacra, della dottrina. Ecco, questo spiega perché in molti detti ci sono i riferimenti religiosi. Ma non quello solo. Del 2 di agosto no? Sì, aspetta un momento. Aspetta un momento. No, no, c'è anche quella, c'è anche quella. Vero? E anche nei nomi botanici e zoologici, vero? Ci sono molti riferimenti religiosi, non so, volete proprio che ve la spieghi? No. Quello del 2 di agosto? Io mi vergogno un po' se fossimo al caffè tra amici. Vabbè, vabbè, è obbligato, per cui sì, la responsabilità me la prendo io. Va bene, ecco, allora, 2 di agosto, originariamente le 2 agosto. Però nel periodo napoleonico i soldati dovevano portare gli attributi maschili a sinistra perché portavano delle attillatissime brache. Però, e quindi per essere tutti ecco, precisi... Perciò, ecco, c'era per regolamento le deux à gauche. La velocità dell'eloquio e poi il popolino è sempre pronto a storpiare, a dirlo in dialetto alla svelta, le deux à gauche, le deux à gauche, le deux à gauche, è diventato il 2 di agosto. Per ecco. Quello è la festa degli uomini. Ma è vero sta storia, non lo so. No, è vero. Le deux à gauche... Dai che è bella, voglio dire. Io non ho una fantasia simile.
È bella. È bellissima. Quindi perché non dirla? Ma il problema è che se c'era il Colleoni doveva fare Vabbè, 3 di agosto. 3 di agosto. No, agosto una la velocità, la velocità dell'elocchio ha portato molte storpiature, certo. Perché ad esempio, dico un'altra, qua a Treviglio c'era il vicolo dell'aria fredda. No, è sbagliato. Originariamente vicolo della riva fredda. A dirlo in dialetto, vero, alla svelta, vero, vicolo della ria fregia, della ria fregia, della ria fregia, è diventata dell'aria fregia. È qualche cosa di analogo ancora con via Iser. Via Iser, via dei cerri. A dirlo in dialetto, sì, che dopo porta Castel Cerreto, è verosimile, vero, via dei cerri, vero, e via di Ser. Via di Ser, via di Ser, via di Ser, via di Ser. Iser. Ecco, l'impiegato un municipio, un bel momento, ha scritto via Iser e tale è stata, vero? Sì, sì. È proprio la velocità dell'elocchio che storpia. Ho capito. Sì. Una breve che ci recita, poi sentiamo Ravasio. Tu ci recita? Sì. Beh, dunque, questo qua è un po' intitolata Ergugna Marsa. È un po' un De Profundis per il dialetto. Ergugna Marsa. Anduelle finita il nostro dialetto, parlata ande baracca di Giupì, col bergamasca il bel, sciasse che net, udimench per i granci e i piccini. Poche parole i sede puaret, col venet de Briella e Arlechì. Al milanese da in che legna de met, col parlà del verse de Meneghì. I giupinacci i ha trovato la tattica di far parlare i giovani in italiano con detti streacate di grammatica, perché col dialetto non si fa. Ergugna marcia, perché al dede in che non ha giupi in bergamasca parla più. Ma io difendo almeno il burattinaio Roncelli con cui collaboro, che lui parla, fa parlare Gioppino sempre in bergamasco e addirittura fa fatica quando gareggia una qua frase in italiano perché te capisce. Ma non possiamo portarlo, non c'è un filmato pure portarlo qui. Ma il Paci Paciano l'avete passato voi qualche volta. Mi ricordo che a Natale si è visto il Paci Paciano di Roncelli con la mia collaborazione. Ma lui viene, potrebbe venire, complicato. Sì, potrebbe venire con me volentieri, una sera lo invitiamo qui. Ma stavo pensando alle storielle che racconta Ferrari, quella che mi divertiva, però io sono un po' più magari pesante nelle cose. Quella che racconti del fidanzato che vuole vedere la fidanzata nuda prima di decidersi a sposarla. E allora sta mamma dice deciditi, dico sì la voglio vedere nuda, e lei dice beh accetto il confronto, allora... Sta figliola si denuda e dopo sto il Gheris cos'è lui? Dai. Il Gheris. Il Gabriolo. La gara di Fella, scusa mia. E sai quale difetto aveva? Che l'ardà storta. Però io invece la sapevo in un altro modo che il fidanzato diceva ah, ce l'hai ancora, in mera di che te l'era daccia via, mi scusi. Era così. Ma mi è venuto in mente... Metti in imbarazzo il nostro Ferrari. Ferrari che era preoccupato delle due agosce. Allora, no, dai, cosa facciamo? Io direi di far sentire a proposito, visto che facciamo... I Porcelli, la canzone del Purcelli, che poi è la prima. È la prima. Allora, se ed la è regia, un live fatto il 3 di settembre. Se la regia prepara il primo contributo. Quindi sono proprio delle canzoni fatte dal vivo, come quella del Trenino l'abbiamo fatta il 10 di settembre lì a Gorle, perché non esistono incise queste. Sono proprio... Intanto che preparano il filmato, il burattinaio... Vabbè, magari viene qui, fa vedere, si può fare qualcosa. Sì, sì, è pronta comunque. È pronta, va bene, dicono andiamo. Dicono dalla regia. Alve grosse proprie d'Elena, adesso è ricca, mina a malapena.
Deux presse de piste des tassins et deux sainte crèse l'amour. Per l'homme qui pense à son bénéfateur. Oh, te padrù, per me li strova, assieme fai tu, assieme ai lest, tanta bontà, anche rispetta, e di Cristia, al me tratta con il papà, al me talundo, la me scappa su il grassucci, su il forse. Ma me dis che niente, tu si devi bel. Padruna, inca quando che il fusa e gli era bius, mi vuole i complimenti, porcù, porcura, a tavola la ghedis, in cosa smia come fosse, ma son destanze nel tuo fratello, e lui riballa parla la fiora della roglia, e non su lì che pianta per la gioia, come ne tu, o te padru. Quattro bella, guardi attenzione, te non ci sta, che te son già, su tu che quale la parola. Non è biote sotto qui, in banda al papa nostro anima, e nel quadro di più bel che so bene, che so prova Sant'Antonio del Forse. Il nostro se la pensa con rispetto, siccome fa fatica a me ufficiate, al me porta in motocara fa il giretto. La corsa a Venezia, il capanugo scritz, ma c'è, naturalmente lega faccia la pelle. Lo so padru più tardi, a tavola con gli amici, al mio attento dal me caso i barbis. Come le bu, come vuoi, niente sarà, e gode lì, a se mai des, tanta bontà, è una fortuna, anas cristia, o ciurine mor cuori, te con te senza capì, e che basta il molle faccio. Veramente l'avevo avvertito, signore, perché un giorno ha chiesto l'asino, e la nera te padru te fa sgobate picche col bastù e te da ponte mai a me fone gotto tutto del me tratta sempre bene. E l'asina che replicate te però te sei mia che è te l'han passate. Invece mi sono mo che l'ase e ascolta un ase ti si fare con però te ne gotti anche a me una cua gratti io ne to padru. Allora, finito con gli alpini, torniamo alla montagna, Ferrari. Se preferite la montagna, ci sono gli alpini, c'è tutto. Ravasio, cosa gli chiediamo? Io la montagna scelgo. Va bene, facciamo la montagna, perché questo è il primo premio agronomo. Sì? Ah, è per quello che Zanetti ti ha fatto la prefazione, sai, perché di solito Zanetti sì, difficilmente si concede sì, come prefatore. Vai, vai. Allora... Fide agosto andemalga. Dopo tante dei che il bufai al vent, che i pigliere e i lares al sgirlia, an sul slait che prima al sascundia, la cassat fol crapelì finalmente. Col so sberlus adesi ed argent,
tutte i corne che grise i paria. Gieran vergot che tot la magonia e porta poc se a mon quattrul sa sent. E poi la ghet che l'eran crespugnet per via del vent che il fai giunte del mar, le due di ades per cal al par e i munciantourne i sa specia det. Le santa pas, ma il malghe si sa che in fine agost me fa il fagot e na. Mandem baitel che l'am vecio bastent che cus algheran co nisul capia. Le resta vedov, scecial gana mia, e amalgamasco ioter al sta attent. Quando per teuc denal pial vel moment, e polultem balghes polulsam via, quando anturne ghe peugne anima via, al tira fom bel fiat, padrul sa sent. E l'ure i se, per lui cum'è un rumet, al gapel penser trube, ma bei char. Al parla perso cunt, cum al gapar, e duma i sel pel di de vescumtet. Forse a somut la passa al vel circa, che duma che montagna al pel truà. Bello, bravo, bene. Bravo. No, ma sai quello che penso, non esistono più le canzoni, diciamo così, nazionali su questi temi. Vabbè, erano tipicamente degli anni 50 la chiesetta alpina. Le campane di Monte Nevoso. Cioè io mi ricordo, sto scrivendo montagne. I miei ricordi, no? Perché se no comincio a dimenticare le cose, allora sto mettendoli giù. E mi è venuto in mente, perché mi ero perso completamente quel ricordo, che quando facevamo le elementari si andava in cortile prima di entrare in classe, tutte le classi in fila, c'era l'alzabandiera e non ricordo se c'era anche l'inno di Mameli. È possibile? Di sicuro che c'era l'inno di Mameli, perché tutti l'abbiamo imparato. Sì, ma tutti i giorni, a me sembra che tutti i giorni si andava, si metteva in fila nel cortile e c'era l'alzabandiera. A scuola no, mi ricordo in colonia si doveva fare tutti i giorni. Ferrari, lei ecco, che... No, io ti dirò questo, che l'inno di Mameli, vero, è sempre stato un inno patriottico dal Risorgimento in avanti. L'inno patriottico accanto all'inno nazionale, la marcia reale, sì, che certo. Poi è stata accompagnata da Giovinezza. Ecco, ma no, tutti ricordano. I bambini a scuola erano obbligati, si faceva questo, che ricordo io vagamente. Sì, lo facevano, sì, ecco. Sì, ma non tutti ricordano che addirittura durante il periodo della Repubblica Sociale Italiana, quando comandavano i tedeschi, l'inno di Mameli non era stato epurato, era l'inno nazionale da allora. Sì. Ecco, era nazionale allora come lo è adesso. Adesso, ecco. Capito. Ma già fin da comunque, allora. Il mio ricordo non è falso, era un ricordo vero che c'era l'alzabandiera nelle scuole. Sì, l'alzabandiera, sì, ma dappertutto, anche al campeggio, nelle colonne. Nelle colonie, anche estiva. Mi ricordo, sì, la colonia estiva eliotrafica. Certo. Anche la colonia eliotrafica. Va anche detto che è stato, diciamo così, rilanciato soprattutto dopo il 45, dopo il referendum per la Repubblica nel 46. Sto parlando del dopo il 45. Mameli era un mazziniano, sì, e quindi sto parlando quando facevo le elementari. Preferivano certo. Qualcosa che fosse più legato alla monarchia. Ma io sto facendo, c'era l'inno a Roma. Perché mi è venuto questo ricordo, perché stavo parlando del ritorno di Trieste interamente all'Italia nel 54. Sembra ottobre, 24 sì, ottobre. Sì, sì, adesso non so la data e, precisa. E allora mi ricordo che quella volta c'era la televisione nei corridoi e c'è stato l'alzabandiera. Allora mi è venuto in mente che anche negli anni precedenti c'era. Cosa ci canti? Ma no, adesso ero lì a pensare al tuo Trieste, che diceva le ragazze di Trieste cantano tutte con ardore. Oh Italia del mio cuore, tu ci vieni a liberare. E in quel caso era vero, ma prima no. Certo. Perché erano rimasti sotto l'Austria per ben 800 anni, io credevo che invece Trieste avesse una cultura, diciamo così, veneziana, no? Tutt'altro. Certo. Io sai cosa farei invece? Noi abbiamo fatto la serata del Risorgimento in Città Alta, con Alessandro abbiamo cantato diverse canzoni. Una di queste, che è particolare, c'è anche La bandiera dei tre colori, penso che sia la quinta, il regista, oppure... Uselin del Bosque è la quarta. Bel Uselin del Bosque. Allora la quinta, la quarta. Non, vediamo un po'. Non dovremmo starci. E tu invece cos'è che volevi? A parte il DVD che adesso mandiamo, il filmato che mandiamo appena sono pronti, cosa stavi pensando sulle poesie del nostro Ferrari? No, Ferrari
l'ho anche premiato quest'anno. Mandiamo la canzone e poi magari pronti, ne premiamo. La luce lì in del bosco. D'Italia se che sarà stasù, la libertà d'Italia, chi la libererà, chi la libererà, e chi libererà l'Italia? Un disastro. No, Giuseppe Garibaldi, chi la libererà, adesso non si sa chi è. Giuseppe Garibaldi, ecco, per restare in tema patria. Non c'è Mazzini, non c'è Cavour, non c'è Garibaldi. C'è? Non c'è... Meglio non nominarli, se no finiamo nelle macchine o qualcosa del genere. Sì, guarda, un disastro. Stiamo quasi finendo, abbiamo pochi... Allora, minuto a Ravasi, minuto a Ferrari. Sì. E è poi... stato premiato quest'anno ad Ossena, e sono io che ho voluto insomma dare questo riconoscimento, per quella poesia che avevi fatto, un sonetto ancora sul dialetto delle parole strane. Sì. Qual era? Ci starebbe, perché poi i sonetti sono 14 versi. Non... Lo dici che sono spariti questi termini particolari. Sì, sì, va bene. Abbiamo solo un minuto. Se no, vabbè, se no, magari la famiglia. E la prossima volta. La prossima volta, dai, settimana prossima. No, vabbè, pace. Te la ricordi però qual era, no? Sì, sì. Allora, ma c'è così, visto che non abbiamo più tempo. Il libro quando esce, Ferrari? Non lo so. No, prima di tutto, il primo che uscirà non sarà un libro vero e proprio, ma un opuscolo. Ecco. E di là da venire c'è un altro opuscolo con le poesie, quello. Sì. Va bene, allora... Con le poesie. Adesso abbiamo due serate alla settimana, per cui avremo occasione di vederci fra... presto, appena pronto il libro. Io avverto i telespettatori che potrà essere vista la replica di questa trasmissione domenica alle ore 16.30. 16.20, stavo sbagliandomi. Quindi vi attendo, naturalmente anche venerdì abbiamo una trasmissione dedicata a Cassano, a degli scrittori e dei poeti di Cassano, quindi venerdì ore 21. Naturalmente alle 14.20 domenica la replica di questa serata. Grazie a Ravasio, grazie a Ferrari, e ci vediamo presto con Ravasio subito e con Ferrari tra poco, tra qualche settimana. Grazie. Da pensionato posso venire. E bulura la fonte, mi spetta sotto al sul, e lui passa sul put. Alma cantare al pal, vedo che sei dei tecazzi, a quel piede ste cazzi, io li punta via. Senti la terza al da borla, al cambia tempo il mio dirà, si giù che borla, 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 e se sa mossa mosso ta, e se te tira forte che, e se te tira forte là. Più che borla, 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 e non te ranse libera, senti la trezza, va a borla, al cambiate per